radio station, Radio Bruno. Struz con la voce di Robbie Williams su Radio Bruno, Strange Days, la seconda ora del Drive Time di questa sera. Simone Ruscetta, la Geo, ci sono Gianluca e Paolo dall'altra parte della regia. Dai, facciamo ma gli internazionali. Dobbiamo fare gli internazionali. Sai perché? Perché andiamo a Los Angeles, California. E sai chi c'è a Los Angeles, California? Tiziano Ferro. Ciao Tiziano. Ehi, ciao ragazzi. Che bello. Più internazionali. Più internazionali di voi non ce n'è, avete la Georgia lì, scusate. Guarda, allora, la Georgia per 10 giorni ci ha tenuto in sospeso perché noi non capivamo chi vinceva le elezioni americane e lei non lo voleva dire. Ragazzi, un casino. State zitti, non parliamo di questo discorso. No. Che sono stato, cioè, se quest'anno non fosse stato già abbastanza pieno di ansia, quella settimana è stata tremenda, ma devo dire, senza connotazioni politiche, devo dire che è andata come doveva andare, perché l'atmosfera, ragazzi, qui è cambiata, sembra un'America che non ricordavo più, veramente una situazione di ampio respiro, di gioia, di abbraccio. Una settimana fa c'era terrore, c'era paura, c'erano i negozi barricati e devo dire che c'era bisogno di uscire fuori da questa situazione tossica, quindi grazie Georgia per aver scelto. Senti, Tiziano, comunque Biden e Kamala Harris. Ok, siccome Simone ed io siamo venuti a casa tua, abbiamo portato delle cose italiane, per esempio l'espresso, il caffè. E allora abbiamo portato anche, siccome ci stiamo avvicinando al Natale, ti abbiamo portato anche il panettone. Sì, hai capito, per essere ragazzi, più a casa tua. Voglio farvi vedere una cosa della quale sono estremamente orgoglioso, e questo è proprio un atteggiamento italiota. Guardate questa tazzina, proprio la macchina d'espresso, guardate questa tazzina, sembra la tazzina dei bar di Roma, capito? Proprio fantastico. In ceramica, quella romantica. Quindi stavo alla vostra, stavo bevendo un bel espresso, quindi vi ringrazio. Tra l'altro devo dirvi una cosa sul panettone. Io sto scolarizzando tutti i miei amici americani, bravo. La mia famiglia americana, sul concetto di panettone, perché io vi farei vedere cosa vendono qui, degli obbrobri, delle aberrazioni che farebbero veramente rabbrividire i nostri nonni. Senti, invece qui dal 6 di novembre c'è stato lo tsunami Tiziano Ferro, è uscito l'album, è uscito il tuo documentario bellissimo, veramente un mese all'insegna delle tue meraviglie. Per esempio, partiamo dall'album. Insomma, ci avevi preso gusto tempo fa con Carlo Conte a Sanremo con questa bellissima dedica a Tenco, poi super ospite quest'anno con la dedica a Mia Martini, poi naturalmente il duetto con Massimo Ranieri, e da qui insomma è venuta anche l'idea di questo nuovo album. Sì, è nata un po' così, ma in realtà non è nata così. Posso dirti che questo disco, lo dico proprio oggettivamente, è una cosa che racconto sempre perché fa capire quanto spontanea sia stata questa idea, un progetto senza progetto. Cioè, io non ce l'avevo neanche in contratto, la facciamo breve. Cioè, i cantanti hanno dei contratti con le case discografiche che garantiscono un numero di dischi, ma garantiscono il fatto che questi siano dischi di inediti. Non puoi fare un disco di cover e cavartela così e dire ho fatto un disco, questo vale. No, non puoi. Quindi abbiamo dovuto anche contrattualizzarlo, cioè con la mia casa discografica, perché io l'ho registrato come reazione all'inizio della quarantena. Ho deciso che la creatività doveva diventare la risposta alla mia quarantena, ovviamente senza menzionare la vera risposta, che è stata quella che, come sapete, tutti gli artisti hanno dedicato alle strutture sanitarie, alla protezione civile, eccetera, eccetera. Quella è l'azione all'esterno. All'interno io ho deciso che la creatività sarebbe stata la mia salvezza. Io ho sempre voluto fare un disco di cover, ma non l'avrei mai fatto, sapevo che non l'avrei mai fatto. Quindi sono andato in studio a fare un disco per me. Quindi io l'ho registrato per me. Quando ho finito questo divertimento, mi sono reso conto che in realtà forse valeva la pena anche tirarlo fuori, e quindi sono andato dalla mia casa discografica a presentare un progetto che esisteva senza il progetto. Senti, in Accetto Miracoli dicevi che i miracoli nella vita accadono, in questo disco invece hai proposto queste 13 canzoni che racconti hanno dato vita e forma a piccoli miracoli della tua vita. Beh, sicuramente l'arte in generale è miracolosa, no? Cioè io dico sempre, pensa quando per la prima volta la gente ha visto la Cappella Sistina, cioè pensa l'emozione, la controversia, la prospettiva, l'immersione, cioè era il 3D dell'epoca, no? Cioè pensa quanto gli artisti siano diventati i filosofi, coloro che dichiarano la verità, che la denunciano, quindi l'arte in generale per me è stata la musica, però
tutta l'arte è così. Cioè, pensa a perdersi nella galleria di Villa Borghese in quelle sculture meravigliose, cioè automaticamente in un'epoca nella quale non c'erano decisamente social network o internet, tu entravi nel mondo, in questo mondo di forme, di idee, di emozioni, e l'arte ha da sempre spiegato alla gente come si parla al di fuori della lingua grammaticale, diciamo. La sottovalutiamo, peccato, però la forza curativa dell'arte è reale. Allora, ci stanno arrivando. Nel frattempo, se mi vedete bere questo schifosissimo caffè dal bicchiere di carta, non perché vi ho mentito, ma perché purtroppo, finito questo, c'era quest'altro. Ecco. Ci stanno arrivando tanti messaggi, e tra questi anche ti chiedono qual è tra queste tracce dell'album quella che magari preferisci, che ti ha emozionato di più. È un po' difficile, perché essendo un progetto senza il progetto, ho fatto tutte canzoni che mi emozionano, per cui lo capisci, si capisce dalla lista di canzoni, no? Cioè, non hanno senso, cioè, si passa da Califano a Scialpi a Mango, Mina, Giuni Russo, eccetera eccetera. Devo dire che ieri ho avuto la fortuna di cantare Morirò d'amore di Giuni Russo nel programma di Mara Vernier, e quella canzone è speciale per me, è una canzone che parla di lacrime e di sangue, no? Cioè, parla di una donna che è disposta a tutto per l'amore, e Giuni la cantò a Sanremo a poche settimane prima della sua morte, sapendo che comunque non aveva molto tempo. E questa dichiarazione disperata d'amore al mondo, alla vita, a se stessa, in un momento nel quale molte persone crollano nell'autocommiserazione, crollano nel buio, nell'isolamento. Ecco, questa è stata una bella lezione. Cioè, quella canzone per me non è soltanto una meravigliosa canzone, tra l'altro, ricordiamo, arrangiata da Franco Battiato. Non si racconta spesso questa cosa. E per me quella è stata particolarmente importante, e oggi il sito ufficiale di Giuni Russo, seguito da Maria Antonietta Sisini, che insomma è stata, posso dire, la sua compagna da sempre, ha scritto una cosa bellissima alla quale ho risposto. Se volete ve la leggo, perché ci tengo veramente tanto. Lei ha scritto proprio: Giuni sarebbe stata commossa dalla tua interpretazione, grazie, perché il cuore che ci hai messo non ha pari. Quindi oggi mi sento di menzionare quella. Grazie. Tiziano, 13 canzoni che sono 60 anni di storia della musica italiana. Noi vorremmo ascoltare con te, se ti fa piacere, una delle canzoni di questo album, ed è E ti vengo a cercare. Certo. Tiziano Ferro, E ti vengo a cercare, 18 e 17, direttamente da Los Angeles. Lui, Tiziano Ferro, eccolo. Ciao Tiziano. Allora, ciao ragazzi. È meraviglioso stare con te, ma ancor più emozionante è stato vedere il tuo documentario Ferro, perché non solo fa vedere degli aspetti che, insomma, che un pochino sapevamo, altri invece li abbiamo proprio scoperti, ma soprattutto ci dà delle soluzioni. Hai una difficoltà, la affronti, la superi e ne parli, e non è sempre facile. Ma più che altro, io penso sia, adesso per sfatare un'idea, io penso sia molto più facile dedicarsi alla soluzione che dedicarsi al problema. Viviamo in un paese, forse culturalmente, che si impegna molto a parlare dei problemi, del senso di colpa rispetto al problema, ci vergogniamo di un problema, lo teniamo dentro di noi, però la segretezza è l'ambiente peggiore per un problema, cioè il problema cresce nella segretezza, quindi uscire fuori, parlarne, può sembrare difficile, però devo dire che alla fine è molto meno complesso, è molto più liberatorio, no? E devo dirti che la vita all'estero in questo mi ha un po' aiutato, perché l'America è molto in faccia, cioè il problema se c'è, c'è, ma l'importante è rialzarsi, cioè parlare della soluzione, è una cosa che noi non siamo abituati a fare. Tiziano, ci hai permesso, grazie al tuo film, che è davvero molto bello, l'abbiamo detto prima, di entrare anche nella tua vita familiare, condiviso con noi e con i tuoi fan, le immagini del tuo matrimonio, il rapporto con Victor. A proposito, ce lo saluti? Mi raccomando. Lo saluto adesso sta portando in giro i cani. C'è una frase che ci ha colpito molto a proposito del matrimonio, quando dici che il perfetto non esiste, si fa insieme, ed è quella la vera forza di quel sigillo, l'anello. Beh sì, ahimè, quando ti dicono adesso sei felice, hai l'amore. Ragazzi, chiunque conosca bene le relazioni, i miei genitori stanno insieme da 40 anni, non credo che siano stati 40 anni di così di dolcetti e feste, sono stati 40 anni di grande mediazione, è un lavoro da artigiani, cioè ogni giorno
capisci dove andare a smussare, a volte chiedi, a volte dai, a volte attendi, cioè è faticoso, però è una fatica che fai per un bene superiore, quindi lo auguro a tutti, non è certo la pillola della felicità, ah, adesso stai bene, hai fatto, decisamente no, però è anche quello forse benedirlo, no? Cioè uscire fuori da questo lato un po' idilliaco del non si vive solo d'amore, si vive di anche di testa, si vive di lavoro, si vive di collaborazione, cioè è una cosa faticosa ma bella faticosa. Tra le varie domande, insomma, ci sono come due fazioni. La prima che ti chiede qual è il momento di questo bellissimo documentario che ti emoziona ancora rivedendolo, e l'altra invece, che tra l'altro era una domanda che volevamo farti Simo e io, come ti vedi tra 10 anni? Oh madonna. Ragazzi, oggi stasera non andiamo a dormire. Allora la verità è che la parte che mi emoziona di più, e parlavamo prima del fatto che il disco di cover non fosse un progetto, la parte che mi emoziona di più è la parte che non abbiamo girato per il documentario, cioè la parte del matrimonio non è stata girata per il documentario, quello è il mio filmino del matrimonio, che è stato un regalo di cuore di un mio grande amico che è Gaetano Morbioli, un videografo che tutti conoscete, ha girato tanti miei video, di Laura Pausini, insomma di tanti artisti, e lui l'ho invitato al matrimonio e ho detto ti voglio fare questo regalo, non mi pagare, non voglio niente, voglio girare, voglio fare per te, voglio che tu abbia queste immagini fatte bene, quindi è venuto anche a Los Angeles e a Sabaudia e ha girato, quindi quello lì è il mio filmino che io ho dato a Prime Video per dire ok, vi presto le immagini, chiaramente quando le immagini te le gira Gaetano Morbioli sono bellissime, però il bello di quel filmato è che non, anche quello non era previsto, cioè quello era un mio ricordo che abbiamo aggiunto al documentario, non è stato girato con le telecamere di Prime Video, quindi ha uno spirito innocente, cioè non pensavo neanche di farlo mai vedere, e inevitabilmente mi commuove sempre. Ah, proprio non ci rispondi tra 10 anni come ti vedi, è troppo. Ah, scusa, l'avevo cancellato. Giorgia, vedi, questo è un meccanismo di rimozione basilare, sì, del quale Freud parlava molto, sì, molto bene. Ma devo dirti che se c'è una cosa che il 2020 ci ha insegnato è che le aspettative non servono a nulla, e celebrare, no, la giornata, cioè vivere secondo quello che hai. E io oggi come oggi ti dico, tra 10 anni spero semplicemente di avere contatto, continuare ad avere un contatto così profondo con le persone che ho intorno, perché mai come nel 2020 abbiamo imparato ad apprezzare la vicinanza delle persone che amiamo, e questa è la cosa più importante, continuare a vivere la mia vita, stare a servizio degli altri il più possibile, perché la mia testa mi riporta sempre in un luogo di isolamento, no? E ogni volta che vado verso gli altri c'è sempre un elemento di cura, quindi spero sempre di rimanere aperto, al di fuori, di non richiudermi dentro, questo mi auguro. Allora, lo ricordiamo ancora, il tuo docufilm che è Ferro, disponibile su Amazon Prime, è da vedere perché è un pugno nello stomaco, però ha un messaggio bellissimo anche di speranza, di amore. Grazie. E di risoluzione dei problemi che tutti quanti noi abbiamo alla fine nella vita. Torniamo però alla musica e ascoltiamo un'altra delle canzoni di questo disco che è meraviglioso, Geo. Ovvero Rimmel. Tiziano Ferro su Radio Bruno con Rimmel, e Tiziano Ferro è in diretta con noi da Los Angeles. Tiziano! Eccoci da Los Angeles a Carpi, è un attimo, basta un caffè, un esatto, panettone, insomma ci sentiamo già a casa tua, grazie mille di questa chiacchierata. Scusa, Giorgia, incredibile. Giorgio e Simone. Voglio fare la domanda più banale del mondo, ma canditi o non canditi? Lo dobbiamo aprire, lo apriamo e te lo mandiamo. Senti, ti posso chiedere una cosa? Ti possiamo chiedere una cosa? Certo, perché quello che vuoi. Pensavamo io e la Georgia oggi che di fatto noi tre abbiamo alcune cose in comune, sì, no? Sì, sì, sì. Cioè la prima è che tu una volta facevi il DJ in radio, giusto? Sì, io ho iniziato dalla radio ma a 13 anni, la seconda, estate del 93. È fantastico. La seconda cosa è che anche noi come te ci rilassiamo da matti andare al supermercato, meraviglioso, a fare la spesa. Bello.
Ragazzi, il supermercato è una gioia alla quale nessuno può rinunciare. Devo dirvi che è una delle tristezze più grandi, adesso giocando non è una delle tristezze certo. più grandi, però è una delle cose che mi manca in questo momento, perché i supermercati hanno qui a Los Angeles, devi prendere le cose e andartene subito, le corsie hanno proprio il senso unico, sono le frecce, perché puoi andare solo in una direzione per non incontrare altre persone, cioè è diventata un'esperienza non proprio rilassante, quindi devo dire che mi manca. La terza cosa in comune l'hai solo tu, canti divinamente, noi invece proprio non ce la possiamo fare. Ci abbiamo provato ma non ce la facciamo. Tiziano, è stato davvero un piacere. Divinamente lo lasciamo ad altri. Grazie. Lo è stato per me. Voglio mandare un abbraccio, un bacio enorme a tutti gli amici di Radio Bruno, perché mi siete sempre stati vicino, è sempre stato bellissimo ogni volta che ci siamo visti, lì in persona o in altri luoghi, mi avete veramente sempre dato tanto, quindi ragazzi, quando volete sto qua, davvero di cuore, grazie di cuore, un bacio, lo ricordiamo ancora il disco nei negozi e ovviamente su Amazon Prime c'è Ferro, il docufilm sulle vite di Tiziano Ferro. Grazie ancora a Tiziano, alla prossima.